Avete presente un Apple Watch? Sì? Bene, allora toglieteci circa 400 euro dal suo prezzo e vi troverete di fronte a questo. Un Ordro SV25, un clone dalle ottime caratteristiche e dalla somiglianza quasi perfetta con il dispositivo di casa Apple. Dimenticavo, benvenuti all'interno della recensione completa di Ordro SV25. Eccola quindi la confezione di vendita dell'Ordro SV25. Andiamo subito a spacchettarla e vi presento subito quello che è il nuovo, o meglio, l'altro clone di Apple Watch. Dico l'altro perché nelle scorse settimane vi abbiamo già parlato dell'Ulefone Wear, un device, che veniva lanciato proprio dalla stessa azienda produttrice come il clone numero uno del dispositivo di casa Apple. Però in realtà, come avete già visto all'interno della nostra recensione, di somiglianze con il device di casa Apple ne aveva ben poche, materiali di costruzione davvero pessimi, un display davvero ridicolo, se possiamo dirlo, perciò un device sicuramente non riuscito alla grandissima. Questo invece è l'Ordro SV25, lo accendo, lo metto momentaneamente da parte per farvi vedere velocemente cosa contiene la confezione, che ha una dotazione praticamente semplicissima. Intanto ascoltate tutta la musichetta di avvio del device. Vi dicevo, abbiamo una dotazione molto ristretta, abbiamo solamente il cavo USB con il connettore con 4 pin magnetici che si collegano qui nella parte laterale sinistra dell'orologio, in modo tale da poterlo ricaricare sia tramite una qualsiasi presa USB sia tramite un qualsiasi alimentatore da parete, consigliabile massimo ad 1 ampere. Qui invece sono presenti le istruzioni scritte sia in lingua cinese che in lingua inglese, qualora voleste avviare il dispositivo e siete alle prime armi con questa tipologia di prodotti, e soprattutto abbiamo una pellicola protettiva per il display, anche se la maggior parte delle volte, così come in questo caso, arriva leggermente graffiata, perciò è poco utile da inserire, insomma, a bordo dello schermo. Questo qui invece è il device. La somiglianza con il dispositivo di casa Apple è davvero molta, e si possono innanzitutto vedere i primi aspetti in comune tramite il lato destro del dispositivo, che si presenta innanzitutto con questo pulsante che funge sia da accensione e spegnimento che da tasto per il risveglio e per muoversi all'interno dei vari menu. Soprattutto si permette di ritornare alla watch face iniziale quando siamo all'interno dei vari menu, e poi abbiamo questa piccola rotellina che, quando siamo all'interno del menu delle watch face, ci permette di quando andiamo a girare, logicamente ci permette di andare a cambiare tutte le watch face a disposizione. Oppure, proprio come su Apple Watch, andare all'interno del menu di tutte quante le applicazioni, come ad esempio in questo caso, e poi andare a regolare la dimensione di quelle che sono le icone delle applicazioni predefinite disponibili all'interno del dispositivo. A livello di componentistica interna, questo Ordro SV25 si presenta con un processore MediaTek 2502, 64 MB di RAM e 128 MB di ROM, una camera da 0 0,3 megapixel, che non è più collocata come molti altri smartwatch nella parte laterale, ma è presente nella parte superiore, perciò anche comoda in un certo senso qualora vogliamo scattare dei, chiamiamoli, selfie, anche se la camera in realtà è da 0,3 megapixel, perciò la qualità la lascio immaginare a voi. 320 mAh di batteria interna, l'autonomia si attesta circa su un giorno di utilizzo, o probabilmente anche meno quando si utilizza sia collegato al Bluetooth che con la scheda SIM inserita, anche perché avete ben capito, il dispositivo in questione si presenta con uno slot per la SIM in formato nano. Io l'ho già inserita ed è quella che vedete qui sotto, classico alloggiamento per SIM in formato micro, perciò non avrete difficoltà ad utilizzare anche la SIM che avrete di solito all'interno dei vostri smartphone. Per quanto riguarda sempre la scheda tecnica di questo device, logicamente è compatibile solamente con le frequenze 2G, non permette di navigare in internet con la propria rete, perciò solo GSM, quelle che sono le frequenze supportate. Le dimensioni sono molto ridotte, sono 42,5 x 35,5 x 11,5 mm, 56 grammi di peso, e con un cinturino che è interamente in
in plastica ed è disponibile nelle varianti nera, bianca e verde, perciò anche a livello di personalizzazione questo Ordro SV25 è davvero un gran prodotto. Per quanto riguarda invece le dimensioni del quadrante, abbiamo un quadrante di forma quadrata, o anche meglio definirla rettangolare, anche perché è leggermente più, più lunga che rispetto alla larghezza. Sono 1.54 pollici di diagonale, uno schermo con risoluzione 240x240 pixel e lato, ai vari bordi del dispositivo si può evidenziare una sorta di curvatura, proprio come negli smartphone, una curvatura cosiddetta 2.5D. Un piccolo appunto per quanto riguarda la costruzione del dispositivo: sembra essere apparentemente ben costruito, ma ad esempio la nostra unità appena raggiunta era arrivata con il display nella parte inferiore sopraelevato, perciò è bastato solamente un goccio di colla di quelle istantanee nei vari bordi per farlo ricollegare alla sua base d'appoggio, ma comunque era un appunto che bisognava farlo. Vi faccio vedere adesso invece il dispositivo all'interno delle varie applicazioni, come si muove. Vi dico anche che oltre questo menu delle applicazioni, che per quanto possa essere confusionario, così come su Apple Watch, è possibile comunque sostituirlo per andare ad utilizzare un menu più semplice da capire, e ovviamente questo qui che ci permette di andare a consultare tutte quante le applicazioni che abbiamo installato sfruttando la classica disposizione con quattro icone per ogni pagina. Partiamo dal principio. Innanzitutto proviamo la parte relativa al diciamo a quella che è la scheda inserita all'interno del nostro smartphone. Proviamo a fare una chiamata al 133. E ci vedete, ci permette di scegliere quale delle due SIM utilizzare. Dico due perché una è la chiamata locale, come la definisce lo stesso smartwatch, che proviene, quindi verrà effettuata direttamente tramite la scheda inserita all'interno del dispositivo, mentre l'altra è quella che è possibile effettuare tramite il dispositivo Bluetooth che abbiamo collegato tramite lo smartwatch, nel nostro caso un Elephone M2 che tengo momentaneamente da parte, ma lo tirerò fuori fra un po'. Vi faccio vedere la chiamata locale, quindi tramite la scheda SIM inserita all'interno dello smartwatch. Benvenuto in 3. Per conoscere il credito residuo, il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Per proseguire sul 133, vedete la qualità dell'audio in uscita da questo speaker, che tra l'altro è collocato qui nella parte posteriore del dispositivo, è comunque molto buona, perciò per quanto riguarda sì la parte relativa alle chiamate riuscirete ad avere una buona qualità dell'audio in ricezione, ma coloro che sono dall'altra parte, quindi i vostri interlocutori, lamenteranno sicuramente, come è capitato a me nei vari test che ho condotto. Adesso in questo caso ci stanno chiamando, anche se comunque non viene riportato il numero di chi ci sta chiamando, viene riportato solamente il limitato, perciò è un pochettino difficile da capire chi è che ci sta effettivamente chiamando. Vi dicevo, i nostri interlocutori avvertono un piccolo fastidio, perciò un audio sicuramente non pulito da quello che è il microfono in dotazione a questo dispositivo, che è collocato qui a fianco alla rotellina per insomma i vari settaggi all'interno dello smartphone. Dello smartwatch è possibile comunque mandare messaggi anche dal dispositivo. Poi tra le classiche ovviamente l'applicazione messaggistica è quella qui presente. La tastiera è davvero molto piccola, una tastiera con T9, perciò bisognerà premere i vari tasti, di conseguenza andare a scrivere tutte quante le lettere. È molto scomodo da utilizzare, però comunque è una funzione che è sempre comodo avere. Abbiamo poi le classiche opzioni presenti su tutti quanti gli smartwatch di questa provenienza, quindi musica Bluetooth ci permette di avviare il riproduttore musicale sul nostro smartphone, in questo caso non abbiamo canzoni in libreria, perciò non si sentirà alcuna canzone in riproduzione. Qui codice bidimensionale ci permette di scannerizzare il codice QR all'interno del dispositivo per poi andare a scaricare l'applicazione su smartphone che vi dico già adesso è la classica che troviamo a bordo di tutti quanti questi dispositivi, perciò abbiamo sia fundo companion per il monitoraggio dei dati relativi al fitness, che la classica BT notification che ci permette di andare a creare una connessione fra lo smartphone e lo smartwatch, e quindi andare a rilevare tutte quante le notifiche che abbiamo in ricezione sullo smartphone per poi vederle qui sullo smartwatch. Perciò la classica gestione del software è simile
o meglio è praticamente identica a tutti gli altri smartwatch di cui vi abbiamo parlato nelle scorse recensioni. Qui invece abbiamo la possibilità di leggere le informazioni sul nostro dispositivo, i profili Bluetooth disponibili, il codice della versione di questo device, il codice, l'indirizzo MAC del dispositivo. Abbiamo poi la modalità volo per disabilitare la parte relativa alle schede SIM inserite, movimento, qui è l'applicazione che ci permette di abilitare tramite delle gesture alcune funzioni all'interno del dispositivo. Poi abbiamo qui il classico pedometro che funziona solamente quando andiamo ad avviare manualmente il calcolo, perciò non è come magari una B-Band con un calcolo dei passi sempre attivo, ma bisognerà attivarlo manualmente ogni volta che lo si desidera. Mentre per quanto riguarda le altre applicazioni abbiamo poi l'opzione di connetterci tramite il Bluetooth classica, rubrica telefonica che ci permette di andare ad interagire con quella che è la, sempre se riesco ad aprirla, con tutta quanta la nostra rubrica memorizzata sui sia tramite Bluetooth, come potete vedere nelle schede qui che divise, ci dà la possibilità di leggere la rubrica allo smartphone che abbiamo connesso tramite Bluetooth, sia in locale, nel mio caso una SIM nuova, di solito sincronizzo i contatti con Google, perciò non trova nessun contatto all'interno della mia SIM. Abbiamo poi la modalità promemoria per andare ad impostare dei promemoria, manager dei file, è una sorta di file manager che ci permette di andare a leggere all'interno della memoria interna del dispositivo, andare ad interagire con quelli che sono le registrazioni audio, le registrazioni video, gli scatti fotografici che provengono all'interno dello stesso smartwatch. Poi all'interno del menu delle impostazioni, classiche opzioni, suono, volume, display, la modalità volo, la possibilità di settare la lingua e via discorrendo, perciò classiche impostazioni anche all'interno del menu delle impostazioni. Orologio, classica anche l'interfaccia, vedete ci dà la possibilità di scegliere quello che è l'orario del nostro dispositivo, il formato dell'ora, la data e quant'altro, qualora non si dovesse sincronizzare per un motivo o un altro con il Bluetooth automaticamente. Volume, qui ci permette di scegliere il volume in chiamata, il volume della suoneria, il volume delle notifiche e quant'altro, quindi tutta la regolazione dei volumi. Poi la classica impostazione della lingua e la calcolatrice, che è gestita sempre allo stesso modo, perciò grafica praticamente identica a tutti gli altri smartwatch Android di cui vi abbiamo parlato recentemente. Acquisizione remota, qui sono funzioni che funzionano, il gioco di parole, tramite associazione al nostro dispositivo. In questo caso non avvia la fotocamera perché non ho installato BT Notification ma solamente Fundo Companion. Qui invece c'è Siri, che tra l'altro è una sorta di comando vocale, lo definisce Siri proprio per cercare di somigliare quanto più possibile al nostro al clone dell'Apple Watch, per cui vi dicevo Siri, che ci abilita di conseguenza sul nostro smartphone associato un controllo vocale qualora fosse presente. Magari se lo associato ad un Samsung si abiliterà logicamente un S-Voice e quant'altro, registratore audio per andare a registrare delle note audio, visualizzatore delle immagini per vedere quelle che sono state le immagini che abbiamo scattato. In questo caso ho provato ad effettuare degli scatti così di prova per vedere effettivamente come funzionasse la fotocamera, e il risultato lo lascio immaginare a voi, anche perché gli scatti li avete visti, sono fotografie davvero di bassissima qualità, pesano 8.4 KB, perciò potete immaginare voi stessi la qualità effettiva. Abbiamo poi la possibilità di registrare video tramite sempre la camera frontale da 0.3 megapixel, il video player di conseguenza per andare a riprodurli, cronometro, risparmio di batteria che può essere abilitato e quindi di conseguenza andrà a limitare quelle che sono le funzioni dello smartwatch a partire proprio dalla luminosità che viene decisamente tagliata, quindi come avete potuto vedere la luminosità scende di botto. Quindi abbiamo poi il registro chiamate, l'allarme classica, funziona anche se non abbiamo collegato il nostro smartphone, game controller ci permette di andare a scannerizzare alcuni codici QR, luminosità, i livelli di luminosità sono comunque molto buoni, anche a metà schermo, lo schermo si vede molto bene. In questo caso se io vado ad aumentare ancora in telecamera, vedete praticamente non si vede nulla, perciò una luminosità piuttosto buona di questo display. Il menu ovviamente vi dicevo è gestibile in due tipi, con la classica griglia che abbiamo analizzato fino adesso, oppure altrimenti si può andare ad interagire con le varie applicazioni ed essere proprio in stile Apple Watch. Insomma, un dispositivo che
può essere utile o non utile. In conclusione, l'interrogativo è sempre lo stesso: se avete bisogno realmente di uno smartwatch oppure no. Qualora la risposta fosse sì, Ordro SW25 potrebbe essere un'ottima scelta, soprattutto per il prezzo, anche perché le funzionalità sono praticamente identiche, se non sono praticamente simili, se non identiche, a quelle che abbiamo già visto all'interno di tutti quanti i vari smartwatch analizzati nelle scorse settimane. Anche per oggi è tutto, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace al video se vi fa piacere, e un saluto da Nicola per GizChina.it.